ma noi abbiamo denunciato a livello nazionale il rischio concreto di la perdita occupazionale per oltre 150.000 lavoratori a livello nazionale. Solo nel nostro territorio palermitano parliamo di quasi 10.000 lavoratori che rischiano, che sinceramente più che rischiano già oggi sono concretamente a casa, magari ancora non in disoccupazione, ma totalmente a casa. Basta fare un giro per i cantieri della nostra città e vediamo che sono letteralmente abbandonati. È una bolla sociale a tutti gli effetti. Assolutamente, è quello che noi abbiamo lamentato fin dall'inizio. Abbiamo sposato a piene mani l'attuazione dei bonus, dei sisma bonus, eco bonus, sconto in fattura e quant'altro, però abbiamo detto che doveva essere governata e gestita meglio. Il governo, i vari governi hanno cambiato repentinamente, continuamente le regole, senza mai considerare la parte debole del settore, che sono poi alla fine i lavoratori. Adesso, pochi giorni fa, il governo ha convocato sotto nostra sollecitazione le parti sociali, però dimenticandosi sempre i rappresentanti dei lavoratori, cioè a dire noi sindacati, perché chi andrà a pagare realmente lo scotto dell'eliminazione del bonus realmente saranno questi lavoratori e le famiglie di questi lavoratori. Cosa proponete al tavolo delle trattative? Noi abbiamo proclamato questa giornata di mobilitazione, di forte mobilitazione, Feneal UIL, Fillea e CGIL a livello nazionale, che terremo in cinque piazze, Torino, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari, chiedendo già allo Stato, facendo delle proposte, non solo contestazione, facendo delle proposte, che intanto questi bonus diventino strutturali. E non dimentichiamoci, questo vorrei precisarlo, che l'Europa è a chiederci che entro il 2050 dobbiamo rigenerare tutto il nostro tessuto abitativo, metterlo in sicurezza, a livello antisismico. Se andiamo a vedere, un dato che voglio dare, se andiamo a vedere, l'impiego, l'utilizzo di questi bonus, neanche lo 0,1% ha toccato le periferie, cioè a dire le aree popolari. Quello che chiediamo infatti è che il bonus venga strutturato almeno per i prossimi 10 anni, ma venga data la possibilità alle famiglie meno abbienti, con un reddito ISEE basso, di aderire, magari con lo sconto, utilizzando i bonus anche con le utenze telefoniche, trovando un escamotage di usufruire del credito anche attraverso le utenze, che siano elettriche e quant'altro.